dobbiamo andare all'essenza della nostra stessa esistenza, nella sua parte essenziale, e arriviamo ad una equazione in cui tutto è uno. Esiste un uno in potenza che è uguale a un uno che è tutto in atto. Questa equazione è quanto rappresenta l'unità e trinità dell'essere fondamentale. Ebbene, il nostro quesito, se esiste la vita eterna, è risolto dal secondo membro dell'equazione. Quella che pone che 10 elevato a 1 moltiplicato 10 elevato a meno 1 è uguale all'unità. Questa seconda parte dell'equazione mette in relazione di moltiplicazione tra di loro due parti estreme che sono tra di loro uguali ma distinte. Allora, visto che noi stiamo vedendo una di queste due parti, che è questa nostra vita, che è determinata e definita, la parte opposta a cui questa vita è relativa, tanto che noi sappiamo bene di godere di una vita relativa, la parte opposta a cui questa vita è relativa è proprio relativa al modo opposto, come questa è determinata, quella è assolutamente determinata da una indeterminazione, ossia da un suo non avere una possibile fine. Come questa è definita, così quell'altra è infinita. Di conseguenza, la vita eterna che noi sperimenteremo dopo questa vita reale sarà condizionata proprio dai limiti di questa vita reale, che essendo determinata e essendo tutta definita sarà la base della visione successiva uguale e contraria a questa, che sarà una infinita determinazione, poiché questa è una determinazione finita.